Il mito di Joe Petrosino continua a rimanere sempre più forte qui in America. Siamo con Jerry D'Amato. Jerry D'Amato, quanto è amato Petrosino in America? Molto, molto, molto. Ci sono migliaia e migliaia di gente che ancora parlano di nome di Petrosino. E ora ci sono due documentari che stiamo facendo fra prossimo. Uno è a maggio con il signor Mitch Weiss, che rappresenta la polizia di Stato di New York, e un altro che è presente è il chief, il capo della polizia di New York, chief of police, che si chiama Campisi, anche lui veno. Noi andiamo in Padula 16 di maggio fino al 20 di maggio per fare questo documentario. Un documentario, Jerry, che passa da New York a Padula, da Padula a Palermo. Questo documentario deve fare in New York, a dove lui logicamente ha lavorato, e in Padula dove è nato lui, la sua nazionalità, e dopo a Palermo dove è stato ammazzato. Vita Scaturo fa parte anche lei di questa organizzazione. Allora, brevemente, quanto è amato veramente ancora qui Joe Petrosino in America? È amato, rispettato, la polizia lo riconosce, continua a vivere. E il motivo della nostra organizzazione è per tenere il suo nome, la legge, quello che lui credeva, e continuare, non solamente adesso ma anche nel futuro. Perciò collaboriamo con la polizia di New York, con giudici, e continuiamo. E la polizia in questo momento è rappresentata qui da Mitch Weiss, un poliziotto americano. Mi può fare da interprete, chiedergli il simbolo di Joe Petrosino per loro, che cosa rappresenta, proprio il personaggio Joe Petrosino, che cosa rappresenta per loro? He would like to know what does the personality and the name of Joe Petrosino represents for the NYPD today. Well, for the NYPD, Joe Petrosino is a legend and a hero, because Joe Petrosino was the only NYPD officer ever to be killed in the line of duty on foreign soil. So even though this week is 106 years that he's gone from the assassination, he is still always remembered by the NYPD as well as the Italian community, and he'll always be remembered by the NYPD. Allora, quello che lui dice, il nome di Joe Petrosino è riconosciuto perché è stato il primo poliziotto americano che è stato ucciso fuori dall'America. E adesso sono 106 anni, le commemorazioni continueranno ed è sempre ricordato. Con noi questa sera anche Daniel Nigro. Daniel Nigro è un eroe, considerato un eroe anche in Italia per essere stato il capo dei vigili del fuoco, che ha salvato tante vite, soprattutto in occasione della strage dell'11 settembre. Ecco, Daniel Nigro, che cosa, se mi fa da interprete, che cosa significa Joe Petrosino per voi che state qui in America? He would like to know what does it mean for the fire department chief, what does Joe Petrosino means to you, that we are here in the United States? Police officers and firefighters, Italian-American police officers and firefighters here in New York have long looked to Detective Petrosino as a hero, and here we are over 100 years since his death, and he remains a hero to us and someone who's set the standard here in New York. So we look up to his heroism and we just try to be his equal. Quello che dice è che collaborano, continuano a essere riconosciuto, vivono con il sogno che lui aveva, quello che credeva, è ancora vivo dentro di noi, sia dalla parte dei pompieri sia della polizia. Hanno stesso pensiero, la stessa mentalità, la stessa idea, cioè non cambia. Jerry D'Amato, quindi Joe Petrosino continua a lanciare messaggi di grande, grande, grande Italia qui a New York, in America in generale. Specialmente in America, Joe Petrosino è sempre con noi, viva sempre.